settima sconfitta consecutiva. In questo momento preferirei la nota dolente. Immagini in questo momento è più dolente di altro. Settima sconfitta consecutiva in un momento in cui dobbiamo soltanto salvarci. Mi sarei aspettato altro da questa squadra, una squadra che ci ha dato delle belle soddisfazioni all'andata e al ritorno è crollata. Quindi io adesso confido soprattutto nella parte tecnica per salvarci e soprattutto per salvare quella che è la dignità, che è la cosa più importante, che è quella che ci sta mancando. Sette sconfitte che hanno fatto male non soltanto a noi, chiaramente potete immaginare quanto costa e quanto siamo impegnati per portare avanti con tanti sacrifici questo sport a Brindisi, ma contestualmente offende non soltanto noi che siamo i proprietari, ma offende tutti i tifosi, migliaia e migliaia di tifosi che in questo momento si sentono veramente mortificati da questa situazione. Arriva purtroppo la settima sconfitta consecutiva a Caserta contro una squadra particolarmente determinata rispetto dei problemi economici. Che cosa significa questo per te? Che la squadra ovviamente è in chiaro momento di sfiducia. La partita si è decisa all'inizio del terzo quarto, quando mi ha fatto 0 su, mi sembra 5 su 6 nei tiri liberi, quindi sbagliandone 5, 1 su 6 scusami, sbagliando 5 tiri liberi, e due contropiedi, Jonathan e di Scottie Reynolds in contropiedi su due palle rubate dopo buone difese sbagliati. Lì probabilmente la squadra stava cercando di dare un'altra spallata, insomma eravamo stati attaccati alla partita, ha provato a fare... Abbiamo fatto alcune buone difese, tant'è che siamo andati dall'altra parte, abbiamo prodotto palle recuperate, contropiedi, sbagliati tiri che possono accadere, la squadra si è proprio veramente demoralizzata e questo probabilmente sta alla partita. La squadra è il momento in cui è in calo di fiducia e ovviamente quando ci sono problematiche di questo tipo poi si fa fatica a vincere le partite.